Poeti, 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 uscite dai vostri studi, aprite le vostre finestre, aprite le vostre porte, siete stati ritirati troppo a lungo nei vostri mondi chiusi, scendete, scendete dalle vostre Russian Hills, dalle vostre Telegraph Hills, dalle vostre Beacon Hills, dalle vostre Chapel Hills. San Francisco sta bruciando, la mosca di Majakovskij sta bruciando e le nuvole hanno i calzoni. Abbiamo visto le miglioramenti della nostra generazione distrutte dalla noia ai readings di poesia. Tutti voi visionari da camera da letto e agitprop da gabinetto, tutti voi poeti alla Groucho marxista e compagni di ozio di classe che restano inattivi tutto il giorno e che parlano del lavoro di classe e del proletariato, tutti voi anarchici cattolici della poesia, tutti voi babysitter della poesia, tutti voi fratelli zen della poesia, poeti! Scendete nelle strade del mondo ancora una volta. Non aspettate la rivoluzione, o succederà senza di voi. Oh, ben ritrovati tra poeti e artisti, fotografi, e un po' tutto si tiene, perché poi secondo me insomma, le arti sono, ribadisco, sorelle in Parnaso, quindi c'è un momento in cui una poesia, prima ne stavamo parlando, ne stavamo guardando, ha una visività molto forte e comunque allo stesso modo poi una fotografia parla, un docufilm può lasciare traccia e comunque vado a presentarvi i nostri amici. Dunque cominciamo, alla mia destra c'è Simone Parlato. Buonasera. Giovanissimo, scandalosamente del 93, insomma, non aggiungo altro, quindi, romano, e ci ha portato delle poesie intriganti da questa antologia del Millumino l'immenso, e poi insomma andremo a... Poi abbiamo un gradito ritorno, Franco Lando Marano, ma è un amico, Potentino, ma insomma ha girato parecchio e viene volentieri a Roma, questo mi fa piacere, nonostante tutte le colorazioni, ormai che neanche le cartine che studiavamo del Risorgimento, eccetera, tutti questi coloretti, granducati, ormai è tutto è tutta una cromia. Poi abbiamo Niccolò Tedeschi, buonasera, che viene da Verona, giovane, insomma, ed è regista, anche attore, ha diciamo, un importante côté teatrale e anche cinematografico, e oggi però ci ha portato delle foto, no? Esatto. Delle foto, insomma, e viene da Verona, vive ormai da un decennio, da oltre un decennio a Roma, e riusciremo con lui anche appunto ad approfondire questo bisogno che ha molto il teatro e il cinema di darsi immagini, o anche un nuovo modo di trovare queste immagini, perché questa è la civiltà delle immagini, però per paradosso si sta sclerotizzando questa immagine, tutti cercano di farsela, di fotografarsi, di farsi dei selfie, e più si fotografano e meno l'immagine vale, perde valore. Meno ferma veramente un contenuto che è appunto immaginifico, eccetera. E questo lo sa molto bene un artista come Maurizio Marchini, che è un gradito ritorno, è romano, ma insomma, anche lui cittadino del mondo, come ci dobbiamo di essere tutti noi, e che insomma, nonostante il lockdown e tante altre iatture, ai noi, lavora tanto e ci ha portato anche un collage, come dire, propiziatorio, insomma, intrigante. Ecco. Una novità. Ecco, io volevo cominciare proprio con Simone Parlato, perché insomma, è un neofita, insomma, è una new entry, e con una poesia lui, appunto, ha dato delle diverse poesie a questa antologia Millumino l'immenso. Ci sono delle poesie molto interessanti, una sul mondo delle donne, una, ripeto, su un discorso invece interiore, perché insomma, voglio dire, Simone entra ed esce grazie a una facilità di linguaggio, a un fervore anche diciamo accattivante, nel senso che più parli di cose difficili, più lo fai in modo autoironico, eccetera. Sposta i miei pianti, cioè, voglio dire, poi un giorno parleremo di questo verso, insomma, dai, fatti spazio, sposta i miei pianti, è molto bello, insomma, ecco. Sì. È ironico, come dire, non darmi troppo retta, insomma, fatti spazio, eccetera. Brava, siedi di lì, e certo, ci sono delle persone care che riescono a spostare i nostri pianti facendoci ridere, sorridere, e impedendo la radice di questi pianti, insomma, che può essere un malessere, il dolore. E comunque ti volevo pregare di leggermi, perché mi ha colpito, questa poesia Destini,
sì, è nata nella sua creatività, nel suo affetto, afflato, guardando una foto del nonno e della nonna. Quindi è come un debito familiare che tu, così, un passaggio di consegne, no? Di testimone. Esatto, esatto. Guardami così, sorridimi ancora, prendimi in giro, fa esplodere gli occhi, colora l'azzurro infinito con l'ebbrezza di quella risata. Stringimi senza farmi male, ascoltami cantare e ruttare. Prepariamo la cena e laviamo i piatti. Come se niente fosse, il domani arriverà. Vedremo le foglie cadere, il verde svanire, il nero trionfare. Non avere paura. Ci incontreremo di nuovo. Dopotutto non ci siamo mai persi. Perfetto. Adesso io ti faccio fare una cosa che non è mai successa, però oggi avviene e mi può capire benissimo perché Niccolò è regista. Tu adesso me la rileggi questa poesia, sì, che l'hai sprecata, l'hai un po' biascicata troppo in fretta e deve essere molto bene, però lentamente. Lentamente. Ecco. Guardami così, sorridimi ancora, prendimi in giro, fa esplodere gli occhi, colora l'azzurro infinito con l'ebbrezza di quella risata. Stringimi senza farmi male, ascoltami cantare e ruttare, prepariamo la cena e laviamo i piatti, come se niente fosse il domani arriverà, vedremo le foglie cadere, il verde svanire, il nero trionfare, non avere paura, ci incontreremo di nuovo, dopo tutto non ci siamo mai persi. Molto bello, beh, perché lei un po', forse l'emozione la prima volta, beh, insomma, no, bisogna le cose, tutte le cose fatte in fretta. Glissiamo, non vanno bene, bisogna prendersi i tempi giusti. E il tempo, il domani arriverà, il domani poi alla fine è arrivato, capito? Il domani arriverà, come se niente fosse. Certe volte c'è tanta retorica sul domani, il futuro, no? Tu sei ancora molto giovane, tutti questi che parlano di questo futuro in atto, in fieri. No, poi a un certo punto si ferma tutto, no? Sembra, è un anno che sembra che il futuro si sia fermato. Mentre invece poi magari alcune cose vanno anche avanti, cioè, e soprattutto non si può fermare il futuro dentro di noi, certo, neanche di noi grandicelli ai noi, ma figurati di un ragazzo ancora come te, capito? Quindi credo che aver messo a fuoco queste cose, se ricordi familiari, una tua forma mentis verso il mondo, il rapporto con le persone amate, gli amici, quest'idea di delicatezza, capito? Ma più che altro è pure un discorso incentrato proprio sulla coppia in sé per sé, certo, perché certo, poi certo, le coppie di oggi, insomma, non danno tanto peso ai valori come le davano, ne so, i nonni in generale. Ovviamente questo è un discorso in generale. Attento che poi il peso dei valori è sempre un discorso soggettivo. Diciamo che la società faceva finta di dar peso a delle cose. No? Esatto. Ho già dato un giudizio, perché molte volte faceva finta, poi non... E per fortuna oggi che siamo comunque, ai noi, abbiamo tanti problemi, però siamo un po' più liberi e si può evitare, si può uscire dai luoghi comuni. Sì, sì, però mi dà l'idea più che sia un discorso di coppia sui compromessi in generale, certo, bravo, che agisce bravo sotto quel piano lì, mentre invece prima c'era un discorso un po' più di incondizionato, no? Che certo, certo. Un po' più libero, diciamo. Beh, prima c'erano dei dogmi, delle anche stoltezze, insomma, dei moralismi. Esatto. Oggi, comunque, hai ragione, perché un compromesso può essere anche una cosa felice, cioè voglio dire, in una coppia c'è un momento in cui uno fa un passo avanti, certo, e l'altro dipende fa un passo, che tipo di compromesso. Ci si incontra sempre un po' a metà, certo. Esatto. Dipende da che tipo di compromesso. Non stiamo parlando della politica, stiamo parlando della coppia. Concentriamo. Va bene. Simone, bravo, adesso poi dopo torniamo. Io cerco sempre un po' di alternare, no? La parola e l'immagine, anche se a volte coincido. Quindi adesso a questo punto do la parola al nostro veronese a Roma, a Niccolò Tedeschi, e mi dicevi, insomma, hai avuto esperienze teatrali. Sì, ho cominciato... Contaci un pochettino. Diciamo, la mia prima esperienza teatrale l'ho avuta alle superiori, perché ho iniziato il teatro scuola, da lì mi sono innamorato del palco praticamente e ho proseguito. A Verona ho lavorato tanto con i Gotturni, che è una compagnia della zona, che comunque ha lavorato anche a Roma, ha lavorato al Sistina, per dire, per cui comunque in teatri importanti. Dei tempi, dei luoghi deputati. Esatto. E con loro ho lavorato tanto sul teatro in maschera, per esempio ho fatto molto Goldoni. Ah beh, certo, è la nostra tradizione. Ho fatto, essendo di Verona, ho fatto Shakespeare, certo, ho fatto queste cose qui, certo. E poi trasferitomi a Roma ho lavorato sempre in teatro, però mi sono capitati più spettacoli
sul moderno, diciamo così, sul moderno, sul contemporaneo. Mi dicevi che hai anche degli allestimenti moderni di testi anche classici. No? Sì, l'Ulisse incatenato, che è un testo classico, è stato rivisitato e visto in chiave più moderna, più contemporanea. Sì, certo. Poi abbiamo... Perché poi Ulisse è comunque un grande mito che è sempre stato oggetto di grande attenzione da parte della modernità. Assolutamente, anche perché è sempre attuale. È sempre stato un eroe per via delle sue scelte di intelligenza, di raziocinio, anche di sottigliezza, no? Cioè, la mente colorata, mi ricordo un saggio di citare, e per cui è chiaro che era un po' l'eroe potenziale per antonomasia della modernità, esatto. Dobbiamo essere per cui tutti un po' ulissiaci, insomma. È un testo che comunque si attualizza, certo, molto, certo, per cui... Certo. Poi ho lavorato su Samuel Beckett e tutti questi, Teatro dell'Assurdo. Teatro dell'Assurdo che comunque ha segnato la seconda, esatto, metà del Novecento. Aspettando Godot in poi, con Ionesco. Cantatrice vediamo Calva. Le foto, vediamo delle foto importanti, sì, che sono le cose che ci hai portato oggi. Vediamo un po', guidaci tu stesso in questo, ecco. Diciamo che a me piace nella fotografia giocare molto con i colori, quindi, sì, e con le ombre. Beh sì, qui c'è un tutto nero azzurro. Esatto, non sì, in senso interistico, insomma. È un omaggio dato sì, no, romano interista. Ah, diciamo, quindi giocare sui, sì, le ombre tipo caravaggesche per, certo, far capire. E giocare anche con la luce che va a dare un taglio, beh, una profondità. Quella di prima è molto bella, perché sul davanti c'è la luce bianca, esatto, dietro la luce, c'è la luce azzurra. Azzurra. Esatto. Un effetto notte proprio già. Esatto, sì, è un ghiaccio e notte praticamente. Sì, sì. Molto bella. Qui andiamo sui rossi. Soggetto, devo dire, la tua compagna. E qui andiamo invece sul rosso. Esatto. Bella, sì. Gioco molto con le luci. Questo anche continua, questa qui c'è bello perché c'è il corpo, no? Sì, l'immagine, la sensualità senza la volgarità. No, 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 perché poi il nudo, la bellezza non è mai volgare, e siamo noi, non noi qui presenti, è l'intervento mentale che, esatto, che arriva alla volgarità. Qui invece c'è proprio un effetto sì, velato, tipo il Cristo velato, tipo il Cristo per velato far capire. A Napoli, esatto. Sì, sì, questo è meraviglioso, sì, bellissimo. Questo è bello perché vedi che a un certo punto il gioco del corpo è anche nel bianco, che diventa uno spazio, diventa esatto, ghiaccio, diventa, capito? Da più profondità emerge. Sì, sì, e sì. Poi come diceva prima, sul fatto della... che prima mi accennava il fatto della fotografia che, sì, va preso un dettaglio, io non faccio mai mettere in posa. Certo, in nessun caso, certo, perché mi piace la spontaneità. Beh, quindi sono faccio due scuole di pensiero. Esatto. Perché c'è invece, anche cinematograficamente, chi, esatto, insiste 30 volte fai la scena per arrivare a quella che magari sembra perfetta, ma è più finta. Per esatto, a me piace molto, anche quando dirigo, la spontaneità. Certo. Cioè farti arrivare a quello che piace a me, ma con i tuoi movimenti. Questo è l'ideale, sì, ecco. E questo c'è sempre questo il velo, certo, l'idea da una parte la luce esatto, ghiaccio e da una parte la luce parte blu è molto bello, tutto questo con uno sfondo nero, esatto, il neutro, poi il bianco, viso, esatto, il viso come portatore delle emozioni, dei sentimenti, ma poi gli occhi che prendono quasi una consistenza di ghiaccio per far capire. Sì, perché questa perché è una cosa difficile, chiari. Non è che da una parte c'è l'ombra e dall'altra parte c'è la luce. Vedete anche l'occhio sul lato destro, che apparentemente è in ombra, ha un lucore essenziale, esatto, sul lato destro. E questa è anche un po' quella, sì, di prima. E questo è proprio il viso tagliato. Sì, sì, le due parti, diciamo, bello, così. Sì, bello. Va bene, qui poi le vediamo poi, dopo. Sì, ce ne sono... Ce le godiamo un po', le centelliniamo. Esatto. Va bene, ti ringrazio molto, Niccolò. Molto. Allora, torniamo alla poesia con l'amico Franco Lando Marano, che ho stimato, ormai non so neanche da quanto ci si conosce, mi sembra magari sono tre anni, però mi sembra di conoscerti ormai da sempre. Insomma, abbiamo, capito, quattro anni. Incontri ormai consistenti, frequenti, per cui sì, trimestrali. E che cosa ci legge? Stasera... Franco Lando, ripeto, potentino, cioè, ha questa, dico un po' così, due o tre cose, perché ormai sei un abitué, ha un grande
come dire, un grande fulgore letterario, poetico, e è un uomo anche molto colto, legato alla storia, e riesce a entrare e uscire dal linguaggio nel modo giusto. Quindi per lui la poesia non è soltanto un'occasione emotiva, un'occasione lirica, ma diventa anche la costruzione, un ordigno. È un ordigno, è un ingranaggio. Un messaggio, sì, ecco. Anche. Bene, stasera ero indeciso se fare il provocatore o... No, un po' di sana provocazione. Cominciamo con una che si intitola, tra virgolette, Nessun dorma. Nessun dorma. Sì, perché per sfottere un po' la Turandot e il testo. E il principe Calef. Grandi arie, grandi. Allora, nessun dorma, canta il principe ignoto, una vittoria all'alba preannunziando. Nella sua cieca follia ottenebrato, zittita Liu, che sapeva il suo nome, intimando alle stelle il tramonto, assiste incurante al suo sacrificio. È tempo di riscrivere la storia, ricordando quanti si immolarono al seguito di principi e di eroi, ridotti al ruolo di servi fedeli, diedero la vita per l'altrui gloria, in terre sconosciute e da nemici, senza il conforto di un ultimo abbraccio. Ora che è l'ora, sorgano per loro le stelle che tramontarono all'alba e gli ignoti al tramonto vinceranno. Per il finale è proprio lirico. Contrario. Sorge all'alba come... vincerò, al tramonto. Beh, certo. È vero che poi, anche storicamente, è triste poi pensare che ci si immolla, ci sacrifica, la povera gli stranieri in situazioni allucinanti. Adesso non, poi ognuno ha le sue emozioni dentro. Mi ricordo appunto il diario di prigionieri di mio padre, preso prigioniero come ufficiale italiano dai tedeschi dopo il 43, non era ebreo, ma comunque, certo, il campo di concentramento non è il campo di sterminio. Però appunto mi ricordo queste cose che scriveva sotto i cieli della Polonia o della... dice, capito, finisce che anche le stelle diventano, sembrano quasi stelle più straniere, capito? Perché è importante anche il suolo, la terra. Invece in quel caso lì, pensa cosa è stata la ritirata del Don, certo. Cioè chi ce l'ha fatta, no? Le 100.000 gavette di ghiaccio, cioè chi il sergente della neve, cioè chi ce l'ha fatta e chi no. E ti trovi tra l'altro questo sacrificio a farlo anche in una terra straniera, una terra che non senti tua, in una guerra che non senti tua, che non hai voluto, ma situazioni... Ma poi nel caso... Diventiamo, sono stati soprattutto loro, noi in misura molto piccola ancora, sono state vittime della storia, di una storia che non hanno... approvato, capito, tra l'altro. Certo. Ma questo riguardava anche i tedeschi, Sì, ma certo. Ho letto delle lettere dei no, riguarda tutti, a Stalingrado, riguarda tutti, non... è drammatico, ma, capito, per una scelta poi in... folle di un dittatore, ti trovi prigioniero a Stalingrado e non lo vuoi lasciare perché non bisognava lasciare Stalingrado, perché si potevano mettere in salvo qualche mese prima, no, perché bisognava immolarsi 100.000 giovani ragazzi. No, ma qui è ancora più grave per una scommessa. È ancora più grave, certo. Solo per una scommessa. Bravo, Franco, che ti riesci, questi strani... Sì. C'era una canzone di troppi anni fa che c'era l'uomo che giocava il cielo a dadi. Sì. E vabbè, lo sai. E c'è un momento in cui poi veramente c'è il gesto aleatorio, la scommessa che poi alla fine perdi, capito? Complimenti. Allora, ci possiamo dedicare veramente con il nostro Marchini. E cosa ci hai portato? Perché noi eravamo rimasti qualche tempo fa così con delle, cioè sempre una tua metafisica intrigante, tutta tua devo dire, anche se poi c'è concettuale ma anche emozionale. Vediamo un po' che cosa ci hai portato, dai. Beh, questo è un collage che mi è venuto. Questo è il famoso collage, sì. Sì, aspetta, no, non è questo. Ecco Maurizio, qua. Ecco il collage. Ecco. Spiega. Questo è un pannello dove sopra poi viene un pannellone di 1,50 m per 125. Sì. E sopra poi è stato tutto imbottito, perché questi sono tutti imbottiti. Ah.
Sotto c'è la gomma piuma e poi messa sopra la stoffa e poi tutta contornata con pagliette. Quindi legno, gomma piuma, stoffa laminata, proprio un pannello vero e proprio, e poi sì, addirittura alcuni sono parati proprio sacri, sì, che sì, usano paramenti proprio sacri, sì, sì. Che sono quelli proprio più quelli viola forse, no? No, ce n'è uno qua bianco a quadrettini che qui poi in foto si vede molto poco. Certo, nel gioco dei collage vedo delle stelle, vedo, sì, ci sono delle stelle di pagliette, ci sono degli strass. Come lo intitoli tutto? Questo è oggi uggioso. Perfetto. Perché poi tutti quegli specchietti che si vedono, quelli sono tutte gocce d'acqua che cadono, fanno la pioggia, no? Ecco, sì. Beh, cioè, è bello, eh. Opera importante, 1,50 per 1,25 diventa consistente. Sì, è sopra un letto. Non l'hai portata qui, però capisco che trasportare una cosa di 1,50 cioè, proprio il traslocatore. Cioè, proprio, no. Sì. Senti, e questa specie di nuvoletta? Sì, questa è una nuvola proprio per. Visto che la giornata è uggiosa, abbiamo messo la nuvola. Diciamo che questa è più una questione quasi allegorica. È allegorica, perché questi alberi sono rossi, sono intriganti, belli, no? Sì, è più d'arredamento che... Beh, non so se è d'arredamento, sai, diciamo che l'arte di un certo tipo che piace sta bene anche se uno scenografo, sta bene negli ambienti e crea una grande suggestione. Per esempio, questi alberi, c'è un momento in cui se tu ci pensi bene... Sembrano quasi delle braccia, sembrano anche delle figure antropomorfiche che stanno arreggendo, sostenendo questo colore, questa è incredibile. Anche il corpo qui, il tronco sul lato destro, vedi c'è quasi un seno, sì. C'è una sua rotondità quasi femminile, vorrei dire. Bene. Vediamo qualche altra cosa. Molto bene. Invece, ecco, questa invece è la metafisica. Questa è la cosa della metafisica che... da cui vieni, sì. Bella, bella. Attento perché ci stai dando, perché sul lato destro c'è questa questa punta acuminata, insomma, questa triangolazione. Dall'altra parte invece c'è un, capito? In qualche modo un cubo, quindi è molto strano questo. E poi laggiù in fondo che cosa c'è? C'è un orizzonte, con delle montagne. Capito? Che delimitano quasi come se fosse un muraglione che chiude, sbarra. È incredibile, credo. È un cielo che sembra ancora il prolungamento dell'orizzonte o viceversa, insomma, è strano. E poi c'è questa scacchiera. Sì. Questa scacchiera rosso-blu, come che è la maglia del Bologna, se non sbaglio. Anche il Barcellona. Anche il Barcellona, va bene, noi siamo più italiani. E bello, devo dire, anche molto bello, tu sei un artista vero, la parte... diciamo il primo piano, perché c'è anche un gioco d'ombra intrigante. Sì, diciamo che è come se fosse una grotta che poi si rifà in questo mondo completamente nuovo. Sì, però una grotta, capito? Vedi com'è tutta precisa, sembra quasi un'abitazione, sembra una finestra, di un tempio, c'è qualche cosa che sta molto bene, molto fascista, belli colori, bella la luce. Oh, qui entriamo ancora più in ambiti metafisici, un po' dei chirichiani, cioè questi manichini che stanno giocando tra loro, no? Sì. E poi questa divinità astata che si quasi... Questo è un po' il conflitto tra il bene e il male, no? Ecco, qui dovrebbe il male, certo. Cioè, il male sta accapigliandosi, insomma, e il bene è invece astato, no? Come quello è proprio una figura benefica. E ci sono degli angeli, che sono queste diciamo ancelle? Sono più intese come diavolesse. Ah, sono diavolesse, perché c'è il rosso. Mentre al centro c'è la divinità che sale. Certo. Ah, ecco, quindi viene bene, quasi la divinità è perfetta, è verticale di bellezza e di bontà. Mentre invece le angelesse sono diventate diavolette, insomma, ecco. Bello questo è ancora questa più è bella. La piscina è la piscina proprio di casa romana, c'è qualche cosa di, capito, è Pompei forever, insomma, visto che adesso ho citato Pompei perché recentemente hanno riaperto, hanno scoperto tante cose molto nuove, interessanti, sì.
perfino delle cibarie. Sì, anche una specie di fast food, no? Sì, sì, era un fast food di sì, allora. Sì. Non era un McDonald's pompeiano, ercolano. Cioè. Oh, ah, bello, ecco, qui ci sono gli incatenamenti, eh? Oh, sì. Visto che parlavi di Ulisse, cioè, incatenato, questi sono i suoi, insomma, alcuni suoi compagni. Saranno, no? I marinai di Ulisse che non tornarono. Quelli che si erano salvati da la mara Circe, no, erano finiti incatenati, insomma. Sì, sì, sì. Bellissimo, bellissimo. Questo me l'hai fatto vedere anche sì, l'altra scorsa, sì. Non ricordo, indimenticato. Questa è la gabbia. Perché nella gabbia siamo tutti dentro, però il paradosso è che è gabbia anche fuori, in un certo senso, non è detto che... No. Sì, perché la gabbia potrebbe essere vista sia al di fuori che al di dentro. E anche qui il gioco è un po' è prospettivo, questa è una... Questa sì, questo c'è al centro, c'è il Colosseo, che se certo, si ingrandisce si vede perfettamente. Sì. Sì. Ed è, sembra quasi via dei fori imperiali con i gladiatori che stanno... Sì. È molto bella questa qui. Vediamone un'altra. Mi dice questo Gianluca, è il circo. È strana perché c'è, questo è il circo. È un tondo, insomma, è bellissimo. Questo è sul legno ed è un circo. Stanno un giocando, circo, vedete, sì, i circensi di 2000-3000 anni fa, insomma, fuori dal tempo. I circensi stanno giocando, vedete, l'un l'altro a coppie o no, e si stanno allenando quasi, no? È il circo del 4000. È il circo del 4000, cioè, bello questo. E la luce è sempre magica. Devo dire complimenti, perché Maurizio riesce sempre a portarci questa luce occhiata o tutta bianca, lattiginosa. Prima appunto stavo parlando di questo discorso, poi in certi casi invece è rossa, è quasi incandescente, molto molto bello. Cioè sono quadri totalmente metafisici, quindi c'è questa astrazione anche concettuale, però in qualche modo noi li sentiamo nostri, sentiamo che è un prolungamento, come dire, fenomenologico, insomma, di quello che noi siamo, di come percepiamo, è bello. E questa è una virtù tutta tua, ti va riconosciuta. Va bene, allora abbiamo chiuso, diciamo, un primo giro, quindi io direi vorrei far vedere anche le pagine del poeta. Questa antologia, sempre che pagine fa ogni anno, quest'anno è dedicata a Dante Alighieri, perché lo sapete, è morto nel 321, quindi sono 700 anni dalla morte, insomma, 7 secoli, non è poco, insomma, 7 secoli. E pensate che sembra ridicolo, dice, Dante, cioè, in alcuni secoli, il 600 per esempio, è stato completamente svalutato, era proprio, dava quasi fastidio, era un secolo barocco per eccellenza, quindi lui aveva un fervore, una sua... E quindi ci sono stati dei secoli in cui perfino le quotazioni di come in borsa, le quotazioni di Dante Alighieri, certo, sono scese, certo, crollate. E poi devo anche dire che molte volte sono stati anche gli stranieri a riportare su questa grande gloria. Questo vale anche per Petrarca, il petrarchismo europeo. Sì. Ma insomma, Dante, i maggiori dantisti adesso non si offendano altri studiosi autoctoni, ma i maggiori dantisti del Novecento, per esempio, sono stati comunque stranieri. Penso a Eliot, sicuramente è stato un grande amante di Dante, ma anche Borges, che prima Franco Lando citava. Borges era totalmente innamorato di Dante, non faceva altro che scrivere, parlarne. E poi ognuno ha il suo Dante, no? È chiaro che, come dice, il Dante, voglio dire, il Dante, il Dante moderno, come è arrivato nella modernità Dante, prima parlavamo di Ulisse, non era il Dante dei suoi contemporanei o di un secolo successivo. È chiaro, abbiamo avuto anche lì dei cambi di rotta, però questo è anche il bello della poesia e dell'arte, insomma, ecco, per cui a volte a distanza di secoli ci sentiamo contemporanei. Caravaggio, tu parlavi dell'ombra, Caravaggio lo sentiamo un pittore assolutamente moderno, contemporaneo, no? Mentre invece magari altri li sentiamo più lontani, a volte bisogna recuperarli, no? Pensa, non lo so, un certo 400 nei suoi giochi prospettici,
tu che ami molto anche le scenografie interiori, eccetera. Pensa a Piero della Francesca, voglio dire, che loro l'hanno proprio inventata la prospettiva, sì, rispetto a quelli precedenti, ai Giotto. Pensa invece poi alla fine come li abbiamo raggiunti, no? Pensa che capacità di entrare e uscire proprio anche dalle, come avviene col teatro, dalle mode. Perché Shakespeare è sempre attuale, puoi sempre fare delle rivisitazioni, perché Goldoni è un autore che non è legato soltanto al suo Settecento, voglio dire, perché è un autore che è sempre perfettamente attuale, ha segnato proprio la storia del teatro europeo tutto, non soltanto italiano, d'altra parte poi è andato in Francia, quindi ha scritto le sue memorie in francese, quindi insomma. E va bene, allora continuiamo con Simone Parlato, e c'è di più, mi avevi detto che l'avevi dedicata un po' a tuo fratello? Un po' mio fratello, un po' la sua generazione in sé, ecco, per sé, anche sì, perché i tempi di oggi non sono troppo sì, clementi per questi ragazzi, quindi sì, diciamo che... No. Il discorso dell'interrogarsi un po' sul futuro. Leggila con calma, perché sei dei versi lunghi ma anche molto intensi, ed è veramente una lettera di fraterna, ma anche di consigli, nello stesso tempo di testimonianza anche della tua esperienza. Esatto. Ecco. Non smettere mai di cercare, guarda la luna e continua a domandare. Nel letto continua a girarti senza dormire, senza pace e senza respiro. Ti prego, non smettere mai di donare al mondo due occhiate, almeno due. La semplicità può essere arte. Non programmare case, non programmare figli. Continua a sorprenderti per una sfumatura. Perditi ancora dal profumo inutile delle pagine di un libro. Gira in tondo almeno tre volte. Crolla in un pianto e ridi senza senso. Lascia di giudicare, ma tu non farlo mai. Non paragonarti. Esci fuori e guarda le stelle, confondersi con l'alone triste di una sigaretta. Senti il cuore in gola, innamorati. Un giorno, una sera, un pomeriggio. Ci sono giorni in un giorno, ci sono vite in una vita. Bene. C'è molto di più. Gli universi si incatenano nelle croci dei pazzi, degli incapaci, degli inetti. Non omologarti. Prendi per mano le tue passioni, ammirale, curale. Guarda sempre una volta in più, ti prego. Un dettaglio non è solo un punto di vista. Finale molto bello, eh? Guarda sempre una volta in più. Grazie. Un dettaglio non è solo un punto di vista. Sembrava di guardare proprio adesso, eh? Maurizio Marchini, sembrava di entrare e uscire da certi tuoi quadri, da certi dettagli. E, ecco, mi piace molto anche a livello psicologico di esperienza, perché sono terribili i sociologi, adesso non voglio accusare nessuno in particolare, ma forse tutti insieme, che pensano di avere l'unità di misura, di avere l'interpretazione giusta per raccontare i nostri tempi, anche le nuove generazioni, no? Sì, sì. Ah, la poesia non è fuori dal sistema, non è vero, i ragazzi... Ma non è vero, uno può essere un digitale nato e non per questo non è... Tra le altre cose, sono anche sociologo. Sì, ma no, tu sei un amico, quindi sei immune. Era una battuta. Sei vaccinato. Era una battuta. Senti, no, però c'è questa idea di volere sputare sentenze sempre sulla nostra contemporaneità. Assolutamente. Molto giovane. Dice, ah no, perché loro... Ma chi ha detto? Forse sono siete in credito di poesia ancora più voi, oltre che dipende anche perché la poesia è un'arte, quindi ognuno ha il modo di esprimere la sua idea in varie maniere, insomma. Certo, ma anche lo sguardo sul mondo, capito? Quando tu dici il finale, vabbè, prendi per mano le tue passioni, ammira le curale, perché la passione non è che fa è da sola, è come un giardino che lo devi saper tenere, esatto, in qualche modo curare, cioè. Guarda sempre una volta in più, ti prego. Un dettaglio non è solo un punto di vista. Certo. E questo è un discorso che riguarda un po' tutti noi. Esatto. Sia un regista, attore, fotografo e quant'altro, sia un poeta o un pittore, è sempre legato al suo sguardo, allo sguardo. Tu sei poeta o sei artista per come guardi le cose, per come riesci a portar via anche degli sguardi, che non sono soltanto dei punti di vista, ma sono dei dettagli che sono alla fine esatto, dei filosofemi, sono, capito, delle cabale, delle formule. Esatto. Ma uno se ne accorge proprio quando magari fa descrivere la stessa cosa
a due persone diverse. Esatto. Ognuno ha un modo suo per descrivere. Di guardare. Esatto. Sì. Per ognuno di noi, uno entra in questa stanza, uno studio molto grande, eccetera. Uno è interessato dalle foto, per un altro magari le foto di Berlino, la Maratona di Roma, tutte le maratone, non interessa niente, e magari è incuriosito dall'accatastamento di questi di questi cavi di plastica, verdi, rossi. Sì, vabbè, io sto parlando degli oggetti, non parlo delle persone, perché certo poi ci sono le persone, uno può essere attratto da una persona o da un'altra, certo. Io dico tutto quello che riguarda il mondo degli oggetti, che non è un mondo inanimato, io penso, non sto neanche tanto scherzando, ma stanno lì, e qui entriamo, usciamo dalla metafisica dipinta o recitata o allestita o poetata, no? Ecco. Quindi complimenti. Il tuo fratello è carino, che fa? Sta finendo gli studi? Sì, sta facendo il quinto. Seguendo da lontano il quinto, sì, più che altro. Lui insomma, non è in presenza, come si non dice? È in cosa? Sta facendo la didattica a distanza. La DAD. Dimenticato a distanza. È un po' un peccato, perché poi il quinto è bello pure, no? Viverlo con i compagni. E ogni settimana lui sta a Roma, no? Ogni settimana lo illudono che ritorna, invece no. Si sposta a sine die, vabbè. Va bene, comunque ha avuto anche lui l'avventura. Esatto. Usiamo una Vox Media, non so se buona o cattiva, di vivere questo anno difficile. Che terribile. Era fuori da ogni schema. Però se tutto va bene, tanto salviamo la pelle, no? Noi e gli altri. Ma è una grande, un'esperienza molto forte. Può essere un modo di ricominciare. Diverso, di guardare il dettaglio. Dipende dall'ottica. Non come un punto di vista, appunto. Ecco. Poi ci sarà un'esplosione di vitalità dopo. Speriamo in tutti i sensi. Senz'altro. Anche perché lui è ancora più giovane di te, insomma, voglio dire, gli tocca, insomma, gli spetta. Saranno anni fantastici dopo. Senti, allora, alterniamo un po', sì, insomma, ecco, torniamo a Niccolò Tedeschi, vediamo intanto delle altre foto che hai dato a Gianluca. Eravamo rimasti dal tondo, ecco. Oh. Quello che dicevo prima, il dettaglio, il movimento, la non posa. Sì. Lei si stava sistemando i capelli, certo, nel momento che sistemava. Certo. Esatto, ho scattato. Questa è una foto tra le più belle, devo dire. Questa anche. Il gioco, l'ironia, insomma. Sì, perché insomma non è uno scherzo. Non scherzo nello scherzo, insomma. Pistolone, cioè non è una cosa da poco, no? Diciamo che ci sono tante cose dietro quella foto. Perché non è, ho sparato e poi ci sono, come in certi film, ci soffio sopra. Invece qui abbiamo un effetto optical, esatto, incredibile. Fantastico. Sì, è questo, sì. Proprio le luci sempre giocate in maniera un po' particolare. Non canonica, diciamo così. No, bello. Poi la sensualità, la bellezza, la curiosità che è non solo pudica, ma è veramente profonda anche in questa. Sono foto belle, importanti. Qui addirittura, capito, il gioco del desiderio, del corpo, tutto questa mano, la caduta delle unghie diventano, capito? Diventano scenografia, praticamente. Scenografia, bello, quel luccichio, bellissimo. Questa è stata una delle prime foto che ho fatto con lei. Sì. E da qui mi sono cominciato, diciamo, a appassionare a quello che dicevo prima, l'effetto caravaggesco, il gioco di luce e ombre. Qui c'è un effetto dell'occhio incredibile. L'occhio è il centro del mondo, contiene tutto, insomma. E poi una profilatura perfetta, perché questa è divisa perfettamente in due, l'ombra e la parte a destra invece in luce. Bello. Ma ce n'era una prima che sembrava scolpita, peccato che sia andata via subito. Sì, quella sì. Ci ho pensato anch'io, quella aveva buttato i capelli all'indietro. Quella con i capelli ricci all'indietro. Sì, anche questa. Due foto. E questa è proprio una scultura, Sì. Veramente incredibile. Bella. Cioè, voglio dire, sembra quasi di intravedere la terza dimensione. Sì, ha una profondità. Anche per via della testa all'indietro. Sì, è proprio anche il movimento, scattare in movimento ti dà questo più della posa, per quello dicevo che personalmente non mi piace la posa. No, la posa no, neanche. Perché perdi questo, perdi il movimento nella foto, perdi il gioco. No, ma neanche voto le foto Poi è un po' di natura, è un po' di...
noi siamo natura, meno male, questi sono i cosi, i pomodorini, esatto. I famosi, il pachino, no? Pachino, esatto. Pachino, profumatissimi. E questo invece, questo è meraviglioso. Questo, perché... stavamo in un parco, eravamo andati a scattare, sì, per fare qualche scatto, ho cominciato a vedere questo, poi ci dovrebbe essere delle farfalle. Sai cosa è bello di questo quadro? Di questo, il gioco di colori. Un quadro fotografico. Il gioco anche sfocato, esatto, nello sfondo. L'effetto macro. Perché ritorna sempre il verde e il viola, insomma, il lilla, chiamiamolo così. Questo. Che farfalle, che nomi hanno? Sì, purtroppo i nomi delle farfalle mi mancano. Non è una cavolaia. Cioè, guarda che cosa bella. Cioè, queste ali sono addirittura seghettate, vedi? Mm-hmm. Sì, sembrano delle foglie autunnali. Delle foglie, sì. Questa invece qui è verde e giallo. Cioè questa mi si è appoggiata, nel momento stavo scattando la foto, per cui è venuta lei. È venuta lei. È un inno al Brasile questo, giallo-verde proprio. Bellissima, Questa si è messa in posa. Il girasole. Questa si è messa in posa da sola, praticamente. Beh, è un'amica del girasole. Esatto. Il girasoliano. Sono molto contento perché mi dà l'idea, appunto, che all'inizio parlavo di questo, anche lo dico con affetto, perché ognuno ha diritto di fare quello che vuole. Mm-hmm. Adesso non è più come una volta, io mi ricordo ancora quando c'erano i rullini, così tu non scattavi 30 foto a vuoto, perché costava poi anche stamparle, costava il rullino. Adesso comunque uno può fare ogni giorno 1000 foto, poi le butta, le cancella, mm-hmm, cioè, col digitale. E però hai ragione che poi bisogna invece scegliere, bisogna sì, far sì. Bisogna scegliere il momento, scegliere... Sì. Adesso mi lego a questa frase indimenticabile di Simone: far sì che un dettaglio non sia soltanto un punto di vista, ma che sia qualche cosa di più, capito? Un esatto, punto d'arrivo, un qualche cosa di profondo. E devo dire che alcune cose, quella posa diciamo scultorea della tua, è come una musa, no? Sì, sì, sì. C'è un momento in cui, lo dico anche con tanti auguri per voi, per i vostri, per la vostra arte e anche per il vostro rapporto, c'è un momento in cui tu fotografi un amore, e lei nello stesso tempo ti sta ispirando, quindi, capito? Che è il vero rapporto tra la musa e l'idea del Pigmalione. Quindi non c'è il Pigmalione che crea la musa, ma è la musa che crea il Pigmalione. Esatto. Finalmente c'è questo ribaltamento, insomma. No. Sì, tu sei artista, ma sei artista perché l'oggetto della tua arte è altrettanto artista, esatto, e quindi ti ispira, capito? Ecco, il concetto è questo, insomma. No. È poeta anche chi è poetato, certo. Beh, certo. La poesia, poi soltanto noi quando facciamo la poesia, ma molte volte la poesia è in mano come una fiaccola che non si spenga, no? È proprio a chi è riverito da questa poesia, ecco, questo è il concetto, insomma. Va bene. E torniamo allora alla poesia di sì, mettiamo per un attimo da parte le provocazioni, ci torneremo al terzo passaggio, se ci sarà. Non sei uno che mette da parte le provocazioni per più di 10 minuti. Io ho scritto alcune poesie che abbiamo sul fatto che il sole e la luna non riescono mai a incontrarsi. Certo, è un rapporto venace strano, purtroppo. Invece pare che quando uno va a dormire l'altro va. Neanche amore psiche, che amore psiche al buio, però meno male. Il 15 ottobre del 2019 pare che si siano incontrati. Questa insomma, una notizia. Come quando passano le comete, cioè queste sono cose quindi, a futura memoria. 15 ottobre. Perfetto. Il 15 ottobre del 19 alle ore 7:20 del mattino. Nel cielo di Potenza, sole e luna finalmente riuscirono a vedersi. Negli anni ci chiedemmo quando e dove sarebbe successo. Grazie. E a volte perfino dubitammo che questa fortuna potessimo un giorno tradurla in versi. Splendido. E invece accadde proprio a noi, dei tanti che ogni mattina scrutavano il cielo, di vivere primi e ultimi quell'ora, quando l'uno e la due crearono il tre. Questo è stupendo. Dio Padre e Dea Madre, eterni vaganti, si fusero e diedero esca divina alla vita in nuove armonie. Bene, esca divina. E da allora
tutto ebbe inizio e giunse fino a te. Questo è molto bello, perché la Genesi riprendi così, no? Accensioni bibliche, invece mi piace molto anche questo uso del tempo, esci dal tempo, il tempo non esiste o contiene lo spazio stesso, come nella tua metafisica, capito? Non va benissimo, molto molto bello. E sono contento perché con quattro artisti diversi, anche di generazioni diverse, di quant'altro, poi invece ci si rende conto che alcuni accordi, alcune esemplarità sono in comune. Eri tu prima che parlavi dell'ora che contiene tante ore, esatto. Capito? I giorni che contengono tanti giorni, cioè, perché dobbiamo attimo fuggente dopo attimo fuggente, poi li fermiamo e ci costruiamo il futuro come i suoi orizzonti, dove le montagne stanno là, alla fine, all'inizio del cielo, ma forse dentro il cielo stesso, insomma, non si sa che cosa. Le emozioni hanno un linguaggio comune, no? Quindi... Sì, le emozioni hanno un linguaggio comune. Beh, questa è la grande intuizione di Baudelaire delle corrispondenze, mm-hmm. no? Quando dice, cioè, tutto quanto, c'è un'armonia per cui lì c'è un momento in cui la natura contiene questo incontro, questo comune denominatore, diciamo così, di corrispondenze emotive, allegoriche, emozionali, per cui... E c'è, ognuno a modo proprio cerca di fermarli con la foto, con la pièce teatrale, con il quadro, con il collage. Franco Lando, tu il nuovo di libro in libro, noi inseguiamo questo, beh, capito? È che uno si guarda intorno. Decina di minuti. E dico subito. Comunicazione di servizio, dico subito a Simone che poi mi deve leggere, magari è l'ultima, però è bella, lunga, quella sulle donne. Dire donne sulla donna come universo, come mondo per fortuna complesso, continente, ecco, e non c'è una sola donna, ce ne sono tante e ognuna porta qualche cosa anche in mistero. Più di questo meraviglioso universo, che è come un quadro di Frida Kahlo, no? Che è tutto interiore e tutto invece anche con i colori, tutto allegorico. Ed è un incanto anche per la vista, giustamente, però appunto, più una donna è bella e più ha un mondo interiore, ecco perché poi a un certo punto Nicolò appunto, devi inseguire le luci, la bianca, azzurra, il nero, e il nero contiene altre luci, capito? Non è quella rossa, anche che, molta più profondità, certo, perché il nero non è l'assenza dei colori, è la notte dei colori, esatto. È diverso, capito? Come il bianco che li contiene tutti, no? Nel gioco prismatico. E va bene, perfetto. E adesso andiamo un po' a chiudere, sono molto contento. Vediamo ancora un po' delle cose tue, ecco, vediamo un po'. Sì. Vediamo Marchini, vediamo un po'. Maurizio. Questa è la natività. Questa è la natività, ecco, siamo sì, però con strano Natale difficile. Con alcune domande. Ma questi tre che si stanno inginocchiando sono i re magi? Perché sì. Vedo che hanno ognuno un. C'è uno alla scatola dell'oro, uno l'incenso e uno la mirra. Oro, incenso e mirra. Curiosissimi perché hanno proprio dei cosi da le corone. Nativi americani, da indiani, no? I Cheyenne. Ma San Giuseppe che guarda dalla parte opposta? Questo è curioso, sì, questo è bello. Sì. E il personaggio in alto a sinistra, sì, che ha il peso della storia e lo porta? Certo. Beh, come l'hai intitolato questo? La natività. Natività, ecco, la tua natività. Poi, questa è l'ultima cena. Questa è l'ultima cena, questa me l'hai fatta vedere, molto bella, con gli apostoli che sono tutti un po' sparsi, c'è questo luogo non luogo che è un cenacolo, ma insomma poi a un certo punto... No, sembra quasi una scena teatrale, perché c'è il palco di legno, sì, c'è, certo. Dietro c'è il campo degli ulivi. Dietro c'è il campo degli ulivi, il Getsemani. E gli apostoli ognuno porta... Questa luce verde, strana, e sì. Poi c'è... Sì. Beh, verde della speranza. Anche verde della speranza, sì, bella, molto bella. E poi ogni apostolo che porta uno strumento della crocifissione. Della crocifissione, della passione, sono proprio, sì, certo. Qui c'è la frusta, c'è la spugna, c'è certo, il Santo Graal, c'è la scritta in c'è... Se tu vai nel Ponte degli Angeli a Roma, tu lo conosci fin troppo bene, che è berniniano, perché sì. Due statue sono proprio di Bernini e le altre dei suoi...
insomma, allievi e il suo entourage, e anche lì ogni angelo ha chi la spugna, chi la corona, e, però questa è veramente una prospettiva incredibile e devo dire che consente una forte fascinazione moderna a tutto questo, anche per il gioco delle luci, perché purtroppo anche la sacralità, anche l'arte sacra, c'è un'arte sacra moderna, no? Sì. Fontana ha fatto delle vie crucis, insomma, non devo dire a te, però purtroppo l'arte sacra è anche un po' prigioniera degli stilemi, anche a livello teatrale è molto difficile riuscire, capito, a ottenere una pièce completamente, capito, nuova, rinnovata. C'è un teatro importante anche di Eliot, lo sai, insomma, sì, voglio dire, però l'assassino, la cattedrale, insomma, voglio dire, però c'è un momento in cui devi fare quello che fa Maurizio, guardate che cosa fa, questa luce azzurra, questo confine sconfinato tra realtà. Questo è Atlantide, è sott'acqua. È sott'acqua, praticamente è un sogno, è onirico, però noi sentiamo che sentiamo il peso del sogno, però sentiamo che ci appartiene, perché noi siamo nati nell'acqua, prima di nascere siamo stati 9 mesi dentro le acque materne, diciamo così. Quindi noi continuiamo sempre a nuotare nei nostri sogni, ad aver bisogno dei fluidi di cui il nostro corpo ha bisogno ed è fatto. Noi abbiamo diversi sistemi, capito? I famosi umori, cioè quello è di umor nero, perché ci sono tutti i colori degli umori, sì, no? C'è il sangue. Il 70% sono fatti di acqua, cioè, lì. Certo. E questo? Oh, queste sono le sirene. Per parlare di acqua, di fluidi, abbiamo un bel effetto. Questa sì, è un modo diverso di vedere le sirene in un ambiente che sì, è mare, ma è questa un mare. È una sfilata per sirene fatta a Viareggio, perché questa lei a destra sul rosa, l'altra gialla, ognuna ha la sua. No? E questa di sinistra che spinge il cielo? È bellissimo. Sì, questa a sinistra che deve dare, cioè, cielo lo spinge, vedi, dove lo spinge si è creato un po' un evieghe, un effetto, insomma, questo è equilibrio. E questo è l'equilibrio, l'equilibrio della vita. Tu parlavi anche del circo, non mi dimentico prima del circo, questo è anche un po' un gioco circense, no? Li abbiamo visti i circhi di Mosca quando veramente creano queste piramidi umane, no? Alla fine c'è l'ultima che sta in alto. E questo pure non scherza, insomma. No, questo è il saggio. È un saggio di danza, lassù c'è una silfide aerea, bellissimo. E poi chiudiamo con questo. Ah, questo è ottagono, Serenity. Serenity. Sì. È inutile adesso mettermi a contare perché più di 8 sono. Dodecagono, è un ottagono? Sì. Sono 8, perfetto. Allora è meraviglioso, perché praticamente al centro... Sì, è fatto in due piani. In due piani, cioè c'è un piano più interno e uno più esterno. Sì, sì. La parte esterna ha delle crepe, Invece tutta all'interno la parte interna è perfetta. È perfetta nella serenità. L'acqua meno, perché c'è cioè qualche cosa di... Cioè, un centro benessere messo che non lo so, sono creati loro. Queste farfalle, bocca, naso, occhio. Stupendo, sono antropomorfi, sono delle apparizioni incredibili. Va bene, senti, grazie Maurizio Marchini, perché veramente c'hai da par tuo riconsegnato, capito, un guizzo di immaginario, un ottagono di immaginario esclusivo. Allora io volevo, adesso poi lascio a te la parte finale, volevo un attimo chiudere proprio con la poesia. Cominciamo con le donne, sì. E dico due parole, veramente fascinosa. Perché fascinosa? Perché è difficilissimo parlare della, sempre la donna sarà al centro della poesia. E però ci sono delle cose molto belle, nelle sospensioni un po' quasi metafisiche, un fiore che non sa appassire, una lacrima mai scesa, un segreto mai raccontato. Beh sì, a volte grazie. Non è mai raccontato, a volte è irraccontabile, insomma, inenarrabile. Oltre una donna cosa vedi? Un paio di belle gambe? Un bel culo? Oltre alla dolcezza cosa c'è?
Non parlo di attiviste, non parlo di donne in carriera, mi ispiro a chi ti fa tornare a casa. Un uomo nasce per combattere, conquistare, distruggere, costruire, ma a nulla serve se non ha nessuno per cui farlo. Nella donna nasce la vita, un fiore che non sa appassire, una lacrima mai scesa, un segreto mai raccontato. Una donna è sensuale per come ti guarda, una donna è meravigliosa quando ti esorta a spingerti oltre per poi tornare. Una donna è un viaggio che non finisce mai. Gli uomini non muoverebbero un solo passo senza una donna che li guarda. Nel principio era la madre, però poi divenire un battito di passione in età adulta. Le donne non lo fanno per nessuno. Le donne, quando camminano, non guardano nessuno. Lo fanno per loro stesse. Bene, veramente molto bello. Curiosissimo. Nasce da così, da un guizzo, anche da una golosità della vita e poi diventa veramente un florileggio di massime idee. Allora, Franco Lanza, l'ultima cosa che sì, c'è oggi. Sì, allora ero indeciso tra Giovanna d'Arco e Il ritorno di Laura, però ormai sì, il clima è, quindi facciamo Il ritorno di Laura. Vabbè, ritorno di Laura, perché come ricorderai nella sì, poesia Zefiro torna il bel tempo, certo. Petrarca gliene dice tutti i colori alla povera Laura, io vita in morte, Madonna Laura, ho messo in chiaro alcune cose tra Laura, certo, e Petrarca. Il ritorno di Laura. Novilunio di strana primavera, uniforma in sì, grigio e nero il crinale, nella nuova ed inconsueta visuale. Zefiro però non torna stasera. In altri cieli dovrà tornare, a tempo e luogo per una volta. E ci sarà anche Laura stavolta. Ritornerà dopo tanto pregare a parlare a Francesco in sua difesa, ricordando che proprio lui l'ha resa, dopo averla in vita creduta tale, in altro cielo per sempre immortale. Molto bello questo gioco della rima anche tra tale. No, perché quello si lamenta che se n'è andata, che non c'è più. Erano pretesti, escamotage. Ma anche questo è un pretesto. Anche tutto questo. Ma anche questo è un pretesto. Per Panerosso questa sua musa, eccetera, è un po' ipotetica, insomma, un po' artefatta, poi alla fine è diventata una creatura veramente come Beatrice, insomma, più concreta delle loro. Dante aveva la moglie, Petrarca no. Però insomma in qualche modo sono state delle compagne concrete, state delle compagne poetiche, certo, e quindi sono diventate, capito, delle donne, dei segreti che non si possono raccontare, e loro hanno raccontato. Vabbè, io volevo chiudere adesso, bravissimo Franco Lando Marano, e ti aspettiamo al varco di nuove prove, come sempre. Io volevo chiudere un po' con Niccolò Tedeschi, con un paio, due o tre foto che Gianluca ha conservato, e questa idea profonda di fare teatro, di viverlo, di scegliere la luce giusta. Vediamo adesso intanto che foto. Ecco, questa è sempre la tua compagna. Sì. E questo è sempre il proseguo della diciamo il prima della provocazione della foto di prima. Ha buttato indietro, esatto. Sì. Esatto. E questa sembra proprio la Dietrich. Esatto. È un po' un rifacimento delle è chiaro, L'Angelo Azzurro, insomma, la famosa Dietrich giovane che riesce ad affascinare, insomma, è un personaggio che... Questo è bellissimo. Questo è come fosse... l'ho vista come una statua. Sì, è una statua. Se vai al Museo Borghese vedi Paolina Borghese. Sì, esatto, l'ho vista... E Canova. È così. Sì. Cioè, molto statuaria. È incredibile. Una questa, insomma, se siete... No, non siamo io e lei. No. Vabbè, perché... Vabbè, insomma, però c'è un tramonto... tramonto, questo sì, è un pre-bacio al tramonto praticamente. Sì, molto bene. Allora, c'ho ancora mezzo minuto, Gianluca. Allora, io volevo leggere da questo libro, credo importante, La connessione umana, che è poi il diario del laboratorio che quest'anno abbiamo fatto virtuale, invece il mercoledì da pagine, quindi con tutti i miei amici di laboratorio, via via mi mandavano le poesie, in qualche modo le abbiamo scelte, abbiamo distillato questo libro, che non soltanto antologia, ma proprio anche in qualche modo work in progress, e diario di bordo e quant'altro. Io volevo leggere una cosa breve di Lorenzo Poggi, che ha un po', che ha un valore anche riassuntivo di tutto quello che ci siamo detti, in senso
profetico ma anche speranzoso, speriamo che tutto vada al meglio. E allora lui parla di questa alba, però di un rosso arrabbiato. Adesso Maurizio ci si può anche arrabbiare, le due angelesse diavolesse. Ma no, io dico angelesse perché poi se il diavolo è un angelo caduto, anche sì. le viceversa, insomma. E la poesia di Lorenzo Poggi, a nome di questa connessione umana, e ringrazio sicuramente Luciano e Letizia di aver fatto questo libro a cui tenevo molto. Si è accesa l'alba d'un rosso arrabbiato, là in fondo al viale, sotto i rami del pino marino. Vuol far sapere che sta arrivando, con sulle spalle il giorno che pesa e la fossa di luce. Un nuovo giorno, impiastrato di quotidianità, disperatamente felice. Ecco, in molte delle vostre foto, dei vostri quadri, anche delle vostre poesie, a volte ho visto realmente, e ne sono contento, questa disperata, volitiva, assoluta felicità. Alla prossima. Grazie a voi.